le migliori low cost Telecaster che ho portato qui in studio, con una Telecaster low cost New Entry. Sigla. Buongiorno amici e bentornati, qui siamo al BM Blues ed io sono Paolino. Oggi vi parlo di Telecaster low cost che mi hanno veramente entusiasmato tantissimo. Prima di iniziare a parlare di questi tre marchi importanti nel mondo low cost, vi chiedo come al solito di iscrivervi al mio canale, mettere un pollice alto e la campanellina, mi raccomando, non dimenticatevela. Adesso iniziamo a parlare di queste tre low cost. Io inizierei proprio da lei. Questa Telecaster della Harley Benton è veramente una gran bella Telecaster. Ha un suono bello, classico da Telecaster. La configurazione lo è, perché poi due single coil, uno al ponte e uno al manico, tono e volume e il selettore a tre posizioni, e qui vi metto il link per andarla a vedere meglio sul mio canale, che vi ho fatto il video. Manico in acero canadese tostato, tastiera uguale, tasti messi giù divinamente, meccaniche sono vintage e tengono la cordatura molto bene. Brava Harley Benton, con un costo pazzesco. Chiaramente in descrizione vi metto la sua scheda, il prezzo e anche il link se volete andarla ad acquistare. Parliamo di una ultra leggera, la Eco. La Telecaster ultra leggera, io la chiamo così perché è veramente una piuma, molto bella come Telecaster, mi piace perché è relic e non è fatto male. Io non vado pazzo per il relic, ma devo dire che su questa chitarra è fatto bene, non hanno pasticciato troppo. Qui hanno fatto proprio bene il gioco di quando si tiene qui il braccio che si suda molto e va a consumare la vernice, no? Bella, fatta molto bene, il colore è veramente molto bello, questo blu Daphne mi piace tanto. Il manico è in acero satinato, la tastiera è in palissandro di questa chitarra. So che sono cambiati ultimamente, questa ce l'ho da un po' di tempo. Configurazione come la sorella Harley Benton. Pick up al ponte single come quello al manico, volume, tono e il selettore a tre posizioni. Anche di questa chitarra vi metto qui il link per andarla a vedere. E in descrizione vi metto la sua scheda col suo prezzo e il link dove poterla andare a acquistare. Devo dire che tutte hanno una fascia di prezzo tra le 150 e le 190 euro. Ok, quindi stiamo parlando veramente di prezzi interessanti per avere una Telecaster dove iniziare a divertirsi. Una new entry che non conoscevo questo tipo di marchio è proprio lei. Grazie a Firebird Strumenti Musicali, Andrea, che è il suo titolare, mi ha fatto conoscere questa azienda. È la Jet Guitars e sono rimasto abbastanza colpito. Il prezzo è eccezionale, 189 euro. Il colore è bellissimo, guardate che bello, questo blu elettrico metallizzato, fantastico. La configurazione Telecaster, due single, tono, volume, selettore a tre posizioni. Il manico è in acero tostato come la Harley Benton, e così anche la tastiera è in acero tostato. Tasti, inutile che lo ripeto, sono messi giù veramente molto bene. Il capotasto di questa Telecaster è in osso, mentre quello della Harley Benton è in GrafTech, ma
attenzione, il GravTech non è da sottovalutare, anzi è un buon prodotto come capotasto. Anche di questa chitarra qua vi metto il link per andarla a vedere, il video che ho fatto su di lei, e vi metto chiaramente, come le altre due, in descrizione la sua scheda e il sito online di Andrea se volete andarla ad acquistare. Ma adesso andiamo a sentire un po' i suoni di queste tre, andremo su un clean, come faccio sempre quando faccio le paragoni, mi piace far sentire il clean perché così si sente un po' il suono dei pick up senza troppo crunch o distorsione che vanno un po' a camuffare il suono pulito dei pick up, no? Normale. Ora andiamo a sentirle e poi ci ritroviamo per le conclusioni. Amici, ho voluto tenere appositamente per ultima questa Arlene Benton perché a parer mio tra le tre è quella che si comporta meglio come Telecaster, anche se la Jet mi piace veramente tanto, è una bella chitarra equilibrata. Ma devo essere totalmente sincero con voi, come lo sono sempre, il pick up al manico di questa Telecaster a me piace veramente tanto. È una Arlene Benton che si comporta veramente bene. La Jet invece di questa chitarra trovo molto più comodo il manico, a differenza della Arlene Benton. La Jet mi piace di più. Il suo manico è sempre a C come l'Arlene Benton, ma lo trovo un po' più comodo per la mia mano, per i miei gusti, insomma, per come suono io. E la particolarità appunto del capotasto in osso, forse è una questione psicologica, ma a me piace di più.
Per il resto i prezzi si equivalgono tutti. Di questa chitarra, a differenza un po' dell'Harley Benton, è che ordinandola su Firebird strumenti musicali, Andrea ve la spedisce già con il setup regolato in maniera perfetta, quindi lui controllerà il trussord, controllerà l'action, l'altezza giusta delle corde appunto per non farle friggere, le sellette, l'abbassamento dei pick up per rendere un suono più omogeneo, la impacchetta e ve la spedisce compresa nel prezzo, 189 euro. A differenza dell'Harley Benton che viene spedita così com'è, poi quando vi arriva un minimo di setup bisognerebbe farlo da un liutaio, ma queste sono piccolezze che però fanno la differenza. Bene, queste sono queste belle tre Telecaster low cost che mi hanno entusiasmato tantissimo, perché voi sapete quanto io adoro le chitarre low cost che costano poco ma che ci fanno divertire senza andare troppo a spendere soldi e a svuotare il nostro portafoglio. Con queste abbiamo il giusto equilibrio sia per il principiante che vuole iniziare il mondo della chitarra elettrica, ma sia anche uno un po' più esperto che magari fa qualche serata nei locali e vuole portarsi dietro un muletto che non ha speso molto ma che comunque fa molto bene il suo lavoro. Bene amici, spero che questa puntata vi sia piaciuta, attendo i vostri commenti qui sotto. Voi di queste tre quale preferite? So che siete molto precisini su queste cose, pignoli, e mi piace leggere i vostri commenti. Io vi attendo giovedì prossimo. Amici, lunga vita al blues e buon pomeriggio!